Assoverato, l'Istituto Tecnico Antonino Calabretta e l'Osservatorio Falcone Borsellino Scopelliti hanno organizzato nell'ambito della prima edizione del Premio Legalità il convegno dibattito Crisi della Giustizia nel ricordo di Giovanni Falcone come uomo e magistrato. Gli studenti hanno seguito gli interventi delle diverse personalità con particolare attenzione, visibilmente coinvolti quello del sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, magistrato impegnato da anni in importanti indagini sull'Ndrangheta. Io parto da loro perché so bene che sono una generazione diversa, soprattutto perché hanno strumenti di conoscenza che noi non avevamo e quindi riusciranno ad essere, voglio dire, quella forza che cambierà, io ritengo, in meglio anche i territori difficili come quello in cui ci confrontiamo oggi. Quello di oggi è stato un incontro dibattito, ma dal nostro punto di vista ci sono state le prime due domande che forse sono state emblematiche. La prima è cambiato, se qualcosa è cambiato dalla strage di Capaci? E la seconda è stata una domanda diretta a lei personalmente. Ha paura? Io continuo a dire hanno molta più paura loro, proprio perché noi non siamo assolutamente soli, perché voglio dire, ognuno di noi ha ormai acquistato tutta una serie di consapevoli strumenti da utilizzare e soprattutto perché l'Ndrangheta si sconfigge anche partendo, voglio dire, da quello che è il messaggio che viene mandato nelle scuole. Da allora è cambiato qualcosa da un punto di vista giudiziario e sociale, per quello che si possa dire? È necessariamente cambiato. Io penso, voglio dire, che in 23 anni necessariamente tutto quello che ruota intorno alle mafie si è evoluto e ovviamente anche i nostri strumenti si sono modificati nel tempo. Più importante è lo strumento, secondo me, è l'applicazione pratica dello strumento, che si dà dello strumento e quindi alla fine è il ruolo di ognuno di noi che diventa indispensabile. Dobbiamo fino in fondo renderci conto che non si deve mai scegliere la via più breve. Per arrivare a risultati importanti bisogna applicarsi fino in fondo e dedicare molto tempo alla lotta alle mafie. Ovviamente la magistratura lo fa, lo devono fare anche le altre componenti della società civile. Cosa ne pensa della targa che oggi ha ricevuto per Sono questo premio importante? davvero felice essere abbinato ovviamente al nome di Falcone. Penso che sia, voglio dire, il desiderio di ogni magistrato. Speriamo di esserne degni. Grazie.